Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Si può migliorare l'intonazione della voce? Vediamo. Cantare in libertà. La voce, a differenza degli altri strumenti, non si vede, è informe, è nell'aria. Quindi, per l'intonazione, c'è un discorso da fare. Se io prendo ad esempio una nota qualsiasi, e provo poi a chiedere a un mio allievo, a chiunque, di riprodurla, bisogna arrivare di nuovo a fare la stessa nota e poi chiedo come hai fatto a riprodurre proprio quella stessa nota. E insomma, si rimane un po' perplessi perché non abbiamo dei tasti che ci facciano ben capire che nota stiamo facendo e come facciamo a utilizzare quella nota lì. Mentre se un pianista gli chiediamo suona un re, prende, pigia il re, lo sa dov'è e non sbaglierà mai. Un chitarrista uguale, tutti gli strumenti più o meno sanno esattamente dove si trovano le note e le suonano con sicurezza. Mentre per la voce noi dobbiamo sin da piccini fare, diciamo, dei tentativi affinché riusciamo ad essere sempre più precisi, come nel gioco, che ne so, del biliardo, del tiro con l'arco, del calcio. Abbiamo un obiettivo da centrare. Per prendere quell'obiettivo dobbiamo provarci tante volte. Per essere sempre più precisi. E questo lo dobbiamo fare da bambini. Ad esempio, se ci fate caso, i ragazzini che cantano tanti auguri da bambini, li sentiamo un po' stonatelli. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Perché ancora non hanno tutti i riferimenti, perché è difficile questa canzone. E quindi bisogna poi incoraggiarli a dire bravi, che carino, bravi, siete stati bravi, in modo che loro poi possano riprovarci tante volte e poi dopo un po' canteranno bene questa canzone, ad esempio. Se volete la certezza di fare un suono giusto, ad esempio questo è un accordatore, troverete, potete scaricare, scrivete accordatore, vi escono un po' di applicazioni sul cellulare. E provate ad esempio a cercare una nota do. Proviamo a fare una scala maggiore. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Il si e do sono vicinissimi, la voce comunque ha delle vibrazioni che oscillano e quindi un po' impazzisce questo. Però l'importante è che voi riusciate a cantare, per esempio, do e leggere la nota do. Se ad esempio cantate do e la nota è più bassa, faccio un esempio, do, basterà accelerare un po', come se siamo in moto. Do, e vedete che subito il suono cresce. Quindi se vogliamo arrivare al sol, do, questo è sol, sol, perché dal do abbiamo accelerato. Se vogliamo abbassare un suono, questo per chi proprio vuole migliorare l'intonazione e non riesce a essere preciso, facciamo il contrario. Per esempio, abbiamo un suono alto, na, sol, vogliamo arrivare di nuovo al do, sol. Quando siamo arrivati di nuovo al do, cerchiamo di mantenere quella nota, do. Se sei femminuccia, do, re. Insomma, a fare un po' di esercizi.
Oltre a cantare una scala, proviamo anche a fare degli arpeggi, tipo Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do. E piano piano facciamo anche degli intervalli di quarta, di quinta, poi quando parleremo degli intervalli vi spiegherò che cosa sono. Ricordati, quando canti, fallo sempre all'ombra, perché se canti poi sotto il sole, magari ti stona. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.